Allora, ragazzi, vediamo l'equazione differenziale lineare del primo ordine. Allora, abbiamo y', questo è il numero 31 dell'esercizio che vi ho proposto, quindi y' più y uguale a 2 e elevato a x, con il problema di Cauchy, y di 1 uguale a 2. Allora, l'equazione differenziale lineare si presenta sotto questa forma, abbiamo già visto nei precedenti video, y' più a di x per y uguale a f di x. Ovviamente per risolvere questa equazione differenziale, no? Il metodo risolutivo è questo, l'abbiamo visto nel video precedente, quindi è nostro compito andare a trovare a grande di x, perché f di x è un valore già dato, ce l'abbiamo, a di x ovviamente chi sarebbe? È sottinteso che è 1, l'ho scritto qua. Quindi a grande di x è uguale all'integrale di a di x, cioè a di x uguale all'integrale di 1 di x che è uguale a x. Perché è uguale a x? Io ovviamente in questi video riprendo, no? Insomma, faccio delle considerazioni già scontate, ma è bene sempre ripeterle, perché ovviamente c'è gente che ancora non le sa. L'integrale di k, ricordiamoci che l'integrale di k, cioè di un numero in dx, è uguale a kx più c, con c appartenente ad R. Quindi l'integrale di 1 in dx è uguale a 1x, cioè x. Il termine più c non ci interessa in questo caso. Quindi, cosa faccio? Vado a risolvere direttamente y, quindi seguite, y uguale e alla meno ax. Se ax è uguale a x, quindi e alla meno ax sarà e alla meno x per l'integrale di f di x, che è 2 per e alla x, per e elevato ad ax, cioè e elevato a x. Poi più c per e elevato a meno ax, cioè meno x nel nostro caso, dato che ax è uguale a x. Quindi ho cambiato il segno. Ovviamente mi sistemo un attimino l'integrale. Ricordiamoci per le proprietà delle potenze, e alla x per e alla x, l'ho scritto qua sopra, base, stessa base, somma degli esponenti. È come se fosse e alla x più x, che è uguale a e elevato a 2x. Quindi questa integrale poi alla fine risulta y uguale e alla meno x, che è moltiplicato integrale di 2 per e alla 2x, perché ho moltiplicato questi due termini in dx, più c per e alla meno x. A questo punto questo integrale è fatto, notate bene, un altro richiamo, l'integrale di f' di x per e alla f di x, dove f' rappresenta la derivata dell'esponente, è semplicemente uguale a e alla f di x più c. Quindi, questa integrale è già risolto perché abbiamo e alla 2x, che è la f di x, la derivata di f di x è 2, e già ce l'abbiamo qua la f', quindi, e allora questo è semplicemente uguale a e alla 2x, perché è uguale a e alla f di x, più c per e alla meno x. Se vado a fare il calcolo, anche in questo caso vado a moltiplicare due quantità che hanno come base la stessa base e quindi vado a fare la somma degli esponenti. E alla meno x per e alla 2x, l'ho scritto qua, è uguale a e alla meno x più 2x. Meno x più 2x fa x, quindi uguale a e alla x. Quindi questo prodotto è uguale semplicemente a e alla x più c per e alla meno x. Questa è la soluzione, no? La soluzione generale, scriviamolo, va, soluzione generale. Ok, adesso il problema di Cauchy cosa ci dice? Y di 1 è uguale a 2. Che significa y di 1 uguale a 2? 1, questo è come se fosse in generale y di x, chiaro? Uguale a 2. Allora, la x vale 1, quindi significa che a questa equazione alle x vado a sostituire 1, quindi avrò e alla 1 più c, che moltiplica e alla meno 1, uguale a 2. La y vale 2. In realtà forse è meglio mettere qua uguale a y con 0, un valore. Ok. Adesso, col problema di Cauchy, io mi posso effettivamente trovare la C con le formule inverse. Cominciamo. Allora, C per e alla meno 1, essendo e alla meno 1, lo posso scrivere come C fratto e. Quindi,
un piccolo richiamo. Se io ho A alla meno N, lo posso scrivere come 1 fratto A alla N. Quindi C fratto E uguale a 2 meno E alla 1 fa E. Quindi 2 meno E. Adesso, per le formule inverse, le proprietà inverse, C a cosa sarà uguale? Se è sal denominatore, va a moltiplicare tutta questa quantità. Quindi C è uguale a 2 per E meno E alla seconda. Avendo trovato C, questo valore, lo vado a sostituire nell'equazione, nella soluzione generale, così trovo la soluzione poi particolare, quella proprio del problema di Cauchy. Ossia Y uguale a E alla X più C, che abbiamo trovato che è 2E meno E alla seconda, per E alla meno X. Ed è risolto l'esercizio. Spero sia stato chiaro. Io d'ora in poi negli esercizi metterò completamente tutti i passaggi, anche più banali, perché ovviamente mi rendo conto che c'è sempre qualcuno che non sa fare nemmeno le cose banali. Ok, grazie.